tanti ritornelli. Salve a tutti, e voglio veramente grazie. Ringraziare tutti gli amici Luciano. Che sono venuti ieri a trovare la Paola, a fare tanti auguri di buon compleanno di persona. Oltre che ovviamente la televisione e tutto il resto, ma di persona è ancora di più. È più bello. Era tantissimo, una serata stupenda, devo dire, una di quelle veramente da ricordare. Grazie alla famiglia Lavorini. Devo aggiungere anche una cosa, che tra l'altro la Paola in quel locale lì che ha... non è lontano da qua, da Villa Rizza di Montecatini Terme, ma a Borgo Abugiano, che sono 3 chilometri, in questo locale aveva festeggiato i miei 18 anni. Sì. E ho voluto per i miei 19 rifare, no, forse sono 20, rifare la festa lì, giustamente. E allora, alla grande, è stata una serata fantastica. Noi veramente vi ringraziamo. Ringraziamo veramente tutto il pubblico, ringraziamo la famiglia Lavorini, appunto, e ringraziamo tutti voi e tutte voi che ci avete omaggiato della vostra presenza. Ma andiamo al ritornelli di oggi. Del venerdì. Allora oggi, Paola, partiamo con il Re dei Pagliacci. Wow. Ci troviamo subito il problema. Subito. Al Jukebox Dediche avremo i Rodigini, Gianfranco Foscoli e poi Gianni Drudi alla grande. Wow. E poi oggi è venerdì e quindi abbiamo anche la Valentina Carati, con la sua canzone della settimana. E poi ci sarò io a dare, come diceva la Goggi quando salutava tutti, diceva felicità. Felicità proprio, felicità. Bello. E allora partiamo con il Re dei Pagliacci, io e Paola, per voi. La 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 lero, la 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 lero, il grande re dei pagliacci. La 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 la. Il suo pubblico non vede quest'uomo triste, quando è solo, quando piange e si dispera, e che non può raccontare la tristezza del suo cuore senza amore. Perché anche un pagliaccio senza amore come fa? Come fa? Tristezza nei suoi occhi, anche se ride si vedrà. Con la sua regina allora tutto cambierà, e il suo regno vero sembrerà. La 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 lero, la 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 lero, fingendo canta così. La 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 lero, la 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 lero, il grande re dei pagliacci. Canta così. La 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 lero, la 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 lero, il grande re dei pagliacci. Il re dei pagliacci, le giornali. Il Re dei Pagliacci è veramente una canzone straordinaria. Sì. Pensate che io, quando ero ragazzino, vincevo tutti i concorsi con una... e li vincevo tutti, eh? Vedi, con questa canzone di Sedaka? No, con questa vincevo con Oh Carol. Ah, beh, allora non è il Re dei Pagliacci. Era di Neil Sedaka, però era Oh Carol. E tra l'altro, siccome andavamo insieme con un mio amico che si chiamava Luciano, anche lui, e andavamo insieme, a volte... diciamo, Oh Carol, per esempio, la facevamo insieme,
che c'era la terza, e vincevamo sempre, o vinceva lui o vincevo io. La terza, spieghiamo, no? Vinceva sempre un Luciano. Un Luciano, poi lui che fine ha fatto? La terza, vogliamo spiegare cos'è la terza? Oh, caro... La parola sta facendo e non mi chiamo Luciano, capisci? Ecco. Che fine ha fatto sto Luciano? Lo chiamiamo, facciamo una caramata. È stato direttore di una televisione a Pisa all'inizio della carriera, poi non so. Quindi ha smesso di cantare. Ci siamo persi di vista, sì. Ecco. Bene. Whatsappata che ci arriva da Cassano d'Adda. Quanti ricordi la nostra... Salutiamo la nostra Federica e lo champagne di Cassano d'Adda. Per Franco, Enrica vuole fare una dedica a Franco. Buonasera, vorrei dedicare a Franco la canzone Un'altra volta ancora dei Rodigini. Spero che l'ascolterai, magari mi telefonerà. Grazie ritornelli, Enrica. Un'altra volta ancora dei Rodigini, noi ce l'abbiamo tutta per te. Vedrai che ti telefona. Vai. U-Box dediche. Dedica a te. Non ha senso più combattere, la partita è chiusa già. La colpa è del carattere, compromessi non ne fa. Riprenditi la notte, i sogni che abbiamo vissuto spesso insieme. Archivia tutti quei progetti che abbiamo fatto tra noi due. Ma lasciami da sola un attimo, un'eternità. In una parola, fine della complicità. Paola, per favore, non te ne andare. No. Paola, non te Mobile ne andare. Qua. Rimani qui. Ok. Te lo dice Gianfranco Foscoli. Obbedisco. Ok. Gianfranco Foscoli, prodotta dalle edizioni musicali Bagutti. Rimani qui. Thank you.
Faccio partire la sigla, Paola, per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Andiamo, vai. Vado volentieri. Vai. Sigla. Canto così, dall'emozione il mio mestiere. Ehi, ci stai, fichi fichi con te, facciamo fichi fichi insieme, dai dai. Ehi, ci stai, fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme, io e te. Gianni, Gianni Drudi, mentre io mostravo questo bellissimo guarda vinile, che vinile bluette. C'è il sapore di mare. Sapore, è vero, sì, sì, un profumo, profumo di onde, di sabbia, profumo di sale. Di sale. E questo ragazzo che è con te è Alan DJ. Alan DJ, che collabora da molti anni e collaboriamo da tanto, facciamo tante serate insieme. E in questo vinile c'è appunto Fichi Fichi versione spagnola, baciata. Ehi, quiero hacer fichi fichi contigo, hagamos fichi fichi ahora. Quindi chi vuole il latino, fichi fichi va bene in tutte le lingue, anche in francese, sì, l'hai fatta in tutte e le chi lingue. Chi volesse acquistare questo vinile, info@giannidrudi.it e vi arriva il vinile a casa. Vinile a come casa. Faceva Maurizio Seimandi. Già. A Super Classifica Show, a ritornelli c'è Gianni Drudi. Sì, ma con quello che costano, dammi un po' il vinetto, la copertina. Oh, sì, il vinile l'ho tenuto. Appunto. Però Gianni Drudi serio, Gianni Drudi composto, Gianni Drudi con la patatina, vedo con la qua. Patatina. Volete la patatina? Tutti dicono di sì. Anche lì un videoclip proprio serioso, su, dove siete? Su un bello yacht? Allora dove eravamo siete sulla nave, la motonave di Rimini, la Cristina, Lady Cristina. Ah, Lady Cristina, avete avevamo preso avevamo portato quella... 35 ragazze e 15 maschietti, perché più di 50 non potevamo stare. Quindi era donna tempo scelta di Covid, purtroppo, 2021. E quindi abbiamo dovuto lasciare a terra un po' di un po' di patatine, perché non ci potevano stare. Chissà che dispiacere. Com'è nata la patatina? Io mi ricordo l'aneddoto. Eravate in un bar, no? Eravamo in un bar. A fare sì, un aperitivo. Perché c'era l'aperitivo, perché alle 21 c'era il coprifuoco. Quindi arriva il cameriere, la cameriera, non ricordo, e chiedo, facciamo due spritz, tre spritz, eravamo in certo, tre, quattro. E allora chiedo alla ragazza, portaci anche un po' di salatini, un po' di croccantini, qualche patatina, no? Così. Mi ha portato un vassoio di patatine e me le ha messe davanti a me come se magari no, le dovessi mangiare solo io. Invece no, ho detto ragazzi, dammi la patatina, dammi la patatina. È nata, è nata la canzone. Il video è molto bello, solare, come te, lo accendiamo? Accendiamo il video! Gianni Drudi con la sua patatina. Presto Gianni, a ritornello. Ciao! Volete una piadina? No! Volete una granatina? No! Volete un'acciughina? No! Ma siete di bocca fina! Volete una focaccina? No! Volete una zucchina? No! Volete una patatina? Sì! Allora! Viva la patatina! Sì! Viva la patatina! Sì, sì! Viva la patatina! Dai, Gianni, condividi! Ti piace la patatina? Viva la patatina! Ma perché non la passi mai? Viva la patatina! E poi proprio le mie! Viva la patatina! Ma qui
Questa è una canzone storica, sicuramente. Anche noi l'abbiamo incisa, sì, e l'ha fatta addirittura con un arrangiamento di un'orchestra americana. In questo caso, però, ce la canta molto bene, con una grande interpretazione, la Lindy, dell'orchestra. Sì. Gabriele Montini. Gabriele Montini. Sono io che non vivo più di un'ora senza te. Questa canzone, Lindy, ha fatto il giro del mondo, e di ciò ringraziamo l'autore, che è Pino Donaggio. Come ogni sera, to see you triste, ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio, ma niente lo sa. Separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene. Te ne prego, prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio, come posso stare una vita senza te? Sei mio, sei mio. E adesso arriva Valentina Carati, questa giovane cantante bolognese che tutte le settimane ci manda del videoclip, diciamo, delle canzoni più gettonate del momento. E oggi ascoltiamo la sua versione di Disco Paradise, cantata da Fedez, Annalisa e l'articolo 31, quindi J-Ax. Il brano vede Fedez e J-Ax tornare a lavorare insieme dopo il litigio di qualche anno fa. A loro si aggrega Annalisa, che impreziosisce con la sua voce il ritornello di un pezzo dal sicuro impatto estivo, tipico di quei tormentoni, insomma. Un brano che c'entra in pieno il suo obiettivo di entrare a forza di ripetizioni in radio nelle orecchie di tutti quanti, con il suo sound di ispirazione anni 60 e le tinte disco. La canzone, costruita d'arte, riesce a conquistare la top della classifica italiana. Ah, grande. E beh. E allora, vai Valentina! Vai Vale! Che toccava a me andarmene ad Amamet, e passi pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid. Vuoi vincere, stravincere? Se penso al mio futuro vado in panico,
E questa è una cosa molto bella, perché in una trasmissione feci partecipare a una quarantina di ragazzi che cantavano con me, che erano tutti seduti per terra. È stata una cosa meravigliosa, è forse una delle poche volte che mi sono veramente divertito alla grande, e forse anche una bella... non è facile creare delle situazioni così, però è stato bello. E allora, la canzone era Felicità. Quella. E allora, felicità per tutti. Ti guardo e sei la mia serenità. Ma quando devo ripartire io mi sento già un gran vuoto dentro il cuore mio accelera. E finché non ti rivedo non si calmerà. Quando sono solo e penso dove sei, io non vedo l'ora di incontrarti e poi di riempirti il corpo intero dei miei baci e di amarti fino a quando il cuore tuo saprà rallentare i battiti del mio. Ti guardo e sei la mia serenità, è la felicità che sento insieme a te, davvero io non l'ho provata né sentita mai, ci sei soltanto tu, nei miei pensieri ormai, sei l'unica persona che mi dà la sensazione, perché poi quando non ci sei, quando sono solo e penso dove sei, io non vedo l'ora di incontrarti e poi di riempirti il corpo intero dei miei baci e di amarti fino a quando il cuore tuo saprà rallentare i battiti del mio. Ti guardo e sei la mia serenità. Felicità, solo tu. Felicità. Grazie. Ciao amici, siamo ebbene, ancora più dopo felici. Felicità con tutti questi ragazzi che erano veramente bello. Entusiasti, che tra l'altro facevano parte di una scuola di canto di Livorno molto importante, e poi qualcuno di loro è diventato anche molto importante, ma intanto all'inizio da ragazzini hanno partecipato a questa che bella bello, cosa erano lì con che noi, ci ha coinvolto al 100%. Diretta. Grazie a di domani, essere amici. Stati con noi. Che ha detto Paola? A domani amici. A domani amici, ciao. Ciao. Quanti ritornelli